lavorato con un cast intero di 20 persone. Abbiamo lavorato su una serie di programmi in contemporanea, tra cui la preparazione per il tour in Cina, appunto, con i 20 danzatori per Giulietta e Romeo. Appunto, abbiamo girato già 4 città, quindi abbiamo girato Guangzhou, Shenzhen, Tianmen e adesso siamo a Pechino. Giro per il lato, avanti, di lato. Giulietta e Romeo è un grande classico del repertorio ballettistico internazionale. E noi l'abbiamo ripreso nel 2002, ma in Italia questo spettacolo è stato creato dal coreografo Fabrizio Monteverde nel 1987-88. Quindi è uno degli spettacoli più importanti del repertorio italiano, moderno, contemporaneo. Noi lavoriamo 6-8 ore al giorno, facciamo una lezione di danza classica la mattina. Abbiamo avuto due scambi con due scuole di danza. Io ho veramente avuto un colpo di fulmine, che avevo il discorso della luce che si vede nelle bambine, le bambine che hanno la passione si vede dagli occhi, ecco. Okay. Per me è la primissima volta in Cina. Devo dire che per vedere veramente la Cina devi venire qua. Questo è possibile. Ma è slogato, forte. Non ho mai visto una cosa così in vita mia. È divertente perché ti sfida, capito? Riatterrata qui, sono tornata indietro di 10 anni, perché è sempre bello poter rivedere, riesplorare i posti. Ho trovato una Cina completamente diversa, una Cina quasi, a meno Pechino, quasi irriconoscibile, quindi molto più green, soprattutto questo è l'aspetto più interessante. La grande cultura cinese millenaria la conosco abbastanza, mi affascina moltissimo. La cultura cinese si tramanda anche su questo tipo di impostazione, diciamo, di vita, di attenzione alle tradizioni, alle proprie tradizioni, alla cultura, al rispetto anche tra le persone. E questo è una caratteristica importante per chi decide anche di fare una disciplina come la danza. Domani poi abbiamo lo spettacolo, così facciamo il funerale. Vi do 2-3 correzioni, ok? Stai e... Abbiamo sicuramente una grande aspettativa per queste date di Pechino, perché rappresentano il punto di snodo della diplomazia internazionale tra Italia e Cina. Thank you. Abbiamo 3 ore dall'inizio dello spettacolo più o meno, ok? Quindi faccio le correzioni del secondo atto. Va bene? Dai. Provi, fai un passo verso Francesca. Ovviamente il livello deve essere sempre alto, però quando vai in una città maggiore c'è un po' più di, come dire, vuoi fare ancora meglio.
poi questa scenografia costruita apposta per la, insomma, da voi. Sono fiduciosa nei ragazzi, adesso è tutto in mano loro. E siamo carichi, vogliamo dare il massimo per il pubblico cinese. Ma aspetta, la Cina e l'Italia hanno uno scambio commerciale totale. Portiamo un prodotto culturale che ci può mettere forse anche in connessione su quel piano. Il balletto di Roma vuole rispettare la tradizione, ma anche l'innovazione. Durante tutto lo spettacolo non interrompono per applaudire, ma aspettano fino alla fine della performance. Pensavamo forse non gli piace, magari non sono tanto contenti, invece poi alla fine si sono anche alzati in piedi, quindi semplicemente penso sia una forma di rispetto per aspettare. Il nostro istituto di cultura si è mosso sin dall'inizio verso questo tipo di attività culturale, di scambio culturale tra Italia e Cina.